Anche a Misano è stato grande spettacolo in pista con il campionato italiano turismo. Nelle due gare romagnole, valevoli per il secondo round stagionale e chiusesi con le vittorie di Alberto Viberti su Seat e di Roberto Colciago sulla Honda, la bagarre è stata sempre appassionante, con sorpassi e duelli in tutto il gruppo. In gara 1 Viberti e Colciago partono dall'ultima fila per i problemi sofferti in qualifica e si lanciano in una furiosa rimonta che vede il suo epilogo al settimo giro, quando la Leone di BRC deve rientrare ai box per un problema alla trasmissione e il capoclassifica della AGS passa definitivamente al comando. In gara 2, dopo un duello finale incandescente, sempre con gli stessi protagonisti, Colciago taglia il traguardo in prima posizione, ma viene poi retrocesso secondo per un sorpasso valutato dai commissari sportivi oltre misura. Viberti conquista così la sua prima vittoria stagionale e si porta a meno 30 dalla leadership del pilota Honda. No, diciamo, l'unica cosa che posso commentare è che la macchina andava veramente molto bene, quindi avevo un bel passo gara sull'incidente che ci siamo toccati io e Viberti. Non credo che ci sia nulla neanche da dire, però va bene così. Diciamo che lui andava anche lui molto forte, però bisognava vedere se uno vuole fare la prima parte con le gomme molto forte e poi decadi tutto, oppure cercare di conservare un po' le gomme verso la fine. Ecco, quello è stato un po' la chiave, se si può dire. Oggi sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, non mi aspettavo che l'Honda si avvicinasse così tanto. Noi negli ultimi 5-6 giri abbiamo calato davvero tanto e ovviamente è evidente che noi dobbiamo ancora crescere. Sì, abbiamo fatto un grosso passo in avanti confronto ad Adria, però c'è ancora da lavorare, ma un caloroso ringraziamento a BRC Racing soprattutto per il lavoro che ha fatto nelle tra Q1 e Q2 che mi è rimasto impresso e grazie ancora. Tra i grandi protagonisti della gara di Misano, Imerio Brigliadori, autore della pole position di gara 1, viene poi sorpreso al via dal compagno di colori in BF, Samuele Piccin, per poi rispondere al settimo giro e conquistare un'ottima seconda posizione. In gara 2 è invece la volta di Dall'Antonia, che riesce ad imporsi nella lotta per il terzo gradino del podio davanti alle Leone di Daniele Cappellari e di Vincenzo Montalbano, a lungo in terza posizione fino alle battute finali. Altrettanto appassionante è stata la lotta tra le vetture di TCS, con la Peugeot 308 che si impone con Arduini in gara 1 e Gaio Fatto che replica in gara 2. Grande protagonista in gara 1, dove è terzo sulla Leone Wagon, Bassi è costretto al forfait in gara 2, mentre Kevin Giaccone è due volte secondo sull'Alfa Romeo Mito 1004. Gara sofferta perché avevo comunque Giaccone sempre dietro che allungava, lo dovevo allungare. Non c'è stato un attimo di tregua. Peccato per la Seat che ha avuto dei problemi tecnici, sarebbe stata sicuramente una bella lotta, infatti sono stato dietro al primo giro, poi se ne sarebbe andata perché comunque è più prestazionale, però sono soddisfatto. Vorrei dedicare se posso questa vittoria ai miei figli che so che sono davanti alla tele a vedermi. Sì, siamo contenti perché la macchina, nonostante un problemino con le gomme, è riuscita a andare bene lo stesso. Kevin è un osso duro, ci siamo divertiti per un po' di giri, solo per un suo errore dopo ha avuto da metà gara in poi vita facile, se no ce la giocavamo fino sotto la bandiera a scacchi. La seconda tappa stagionale della serie tricolore ha visto anche la presenza di Marcello Lotti. L'ideatore e promoter della serie internazionale TCR si è intrattenuto a lungo con i protagonisti del campionato italiano, rimanendo impressionato anche per tutto lo spettacolo offerto in pista. Beh, intanto penso che stia crescendo bene, penso che sia a livello dei top dei campionati nazionali partiti quest'anno. Dobbiamo essere consapevoli che è il primo anno per tutti, quindi si soffre un po' il numero di vetture perché alcuni siamo stati talmente rapidi a costruire questi campionati di CR che i costruttori non riescono a starci dietro a consegnare vetture e a finire gli sviluppi delle nuove. Però devo dire che il numero di vetture che crescerà sicuramente da 13 a oltre le 15 prima di fine campionato e penso che sia in linea con il TCR Benelux e il TCR tedesco, in considerazione che siano venute a mancare due o tre marche che ancora non hanno finito lo sviluppo. Quindi ottimo, anche il livello dei team e dei piloti è molto buono, quindi ritengo che dovreste essere molto soddisfatti in Italia per questo.
Per Lotti il campionato italiano turismo è l'unico ad offrire sia il panorama internazionale che garantisce la categoria TCR, sia la novità delle TCS, il nuovo concetto tecnico ideato proprio dalla Federazione AC Sport per le vetture di più stretta derivazione di serie. Beh, diciamo che stiamo creando questo corporate del TCR, questo mondo TCR, comunità TCR. Quest'anno ci sono 106 eventi TCR nel mondo che visitano 43 paesi diversi e sono visti, ricevono le trasmissioni televisive in 197 paesi del mondo di questi campionati TCR, e di conseguenza chiaramente si va ad aumentare la popolarità del brand TCR e conseguentemente anche la popolarità e il valore dei diversi campionati che seguono il concetto. Quindi questo è il punto principale. Io ritengo che il TCS sia stata un'ottima idea da parte del promoter italiano, perché chiaramente i primi anni sappiamo e dobbiamo essere consapevoli di non avere sufficienti macchine, specialmente perché stiamo aspettando dai costruttori, questo è un secondo messaggio che lanciamo a loro, e di conseguenza c'è da chiudere la griglia con un TCS è stata un'idea molto, molto valida, rimanendo legati alla produzione con un costo ulteriormente inferiore, pensavano fosse possibile ma ci siete riusciti, e quindi penso che sia una cosa molto valida. Ritengo che possa essere adottata anche in altre situazioni simili in diversi campionati nazionali, e per questo penso che bisogna dare merito a quello che è stato fatto in Italia. Prossimo appuntamento con il campionato italiano turismo nel weekend del 3 luglio nell'autodromo di Magione per il terzo round stagionale.